Ugo, si umeglia, salutiamo a tutti i vogliuni della provincia di Caserta, Casal di Principe, Marcianise, Regale, Castelvolturno, Mondragone, Frignana, Aversa, Piedimont Matese, Alvignana, Caiazza e a tutto il resto. Caserta si piglia tutte cose. Ragazzi, sono qui da noi sì, oggi per rispondere ai miei commenti, ma contro di me, quindi giustamente iniziamo da Chiavo da Mamma. Tridash Kawaii MLP. In questo video nessuna sedia a sdraio è stata maltrattata e malmenata. No, noi siamo per la protezione anche delle sedie a sdraio. Ecco, non ha sedia a sdraio, ho cambiato il rap. Vai! Roberto B, tenere i pitbull de cervella. Sì, che hanno piato il lametta e mi stanno sfregiando la mente. Lil Franzoni, l'ho fatto. Chiavare mia mamma è stato insolitamente soddisfacente. Grazie, spera. E grazie a te perché so che magari ho creato un amore tra te e tua mamma che forse non c'era. Dario Sottile, non sace si rire, pois, carice chiave da mamma, o papagliettino ro Palermo catemis un guolla. Frate, già che lo dici vuol dire che sei pieno di odio perché palermitani, siciliani o catanesi, mettetevelo in testa che è gente nostra, siamo tutti amici, quindi vai avanti, sei un tipo odioso, fai schifo. Francesco Luciano, si asfaccime tutte cantando, a me merda. Frate, grazie, però siamo vieni a dire in faccia, offre una birra. Paolo Pasquale, che degrado, ma vai a vendere i calzini alla stazione di Napoli con Marco Marfè. Non mi dispiace che stai offendendo Marco Marfè, ma perché? Ma no, perché io sto offendendo lui, però tu stai offendendo i venditori di calzini che sicuramente fanno più lavoro di te. Il nuovo Jesus casertano, portiamo Caserta e provincia in alto. Spalla sotto. Ugo, si umeglia, salutiamo a tutti i vogliuni della provincia di Caserta, Casal di Principe, Marcianise, Regale, Castelvolturno, Mondragone, Frignana, Aversa, Piedimont Matese, Alvignana, Caiazza e a tutto il resto. Caserta si piglia tutte cose. Ti ringrazio per tutte le dediche che hai fatto alla provincia perché ha luogo di esserci. Automaticamente va dedicata anche a tutta la campagna, quindi nessun odio verso Napoli o altri capoluoghi. Vi voglio bene tutti. Allora, questo qua di Chiave da Mamma era l'ultimo, quindi adesso passiamo a Pagnale, va? Sono curioso. Fai partire il segnale! Sono entrati in bagnale! Ai segnali che usciugua! Spacchi nastri su! Allora, Esther D'Antonio, voglio solo dire che ho sentito la canzone ad alta voce e mia madre è entrata in camera credendo che stessi imparando l'arabo. Buono, c'è una cosa buona. Imparare una cosa di chionda, la vita tua. Ada Rosa, secondo me se non ti arrabbi esce meglio. Ma se non mi incazzo non esce proprio niente. Ah, già sta incazzato. Libero, Antonio Maturo, ma che cazzo ti fumo, stu pagliaccio? Io mi fumo a stop. Merit. Pavel Laskowski, sei più bravo come criminale che rapper. Lo so, però come criminale, quindi sono arrivato in alto e mo ci provo come rapper. Giovanni Enrico, tavernello in mano e arte contemporanea. Certamente, però è anche arte astratta. È solo per intenditori. Rain Plus, l'unico a cui servirebbe della codeina per la gola, altro che tutta la scena. A me la codeina non mi serve per la gola, ma basta solo un bicchiere di vino. Daytona Beats, Maronna mi sto spurrando in te mutande, tu, io sto caravana all'interno ru desideri agonistica. Giampiero Di Russo, il degrado, essere cuozzi è uno stile di vita e questo è l'emblema. Il degrado sicuramente, essere cuozzi è uno stile di vita, no, però è anche gente che va rappresentata, quindi parliamone. Va bene, quelli di Pagnale sono finiti, quindi mo penso che passiamo tipo all'ultimo capitolo, facciamo sirene, vai. Ha già cagnato una comba prima, canta sirene re carabin, niente sparare rinda capin, terremotato su Filippin. Dopo che ho ascoltato sto pezzo non riesco a trovare più il portafoglio. Nemmeno io, fratema.
Gambero, che merda di musica, mamma mia, ma come si fa a produrre sto letame? Il letame serve anche a far produrre fiori. Neapolitan Mind, Speranza ministro degli esteri, chi lo dici, bravo, con tutta sti lingua ci fatti consolata a casa. Il cazzeggiatore del tubo, non ascoltatevi Speranza per Feshim Mizavi, ascoltatelo come una denuncia sociale. È vero, poi se a fare gli scemi in mezzo alla strada lo fate nei criteri, fatelo, scassate la città. Antonio S, ecco, si è montato la testa, ha già tolto la tuta Givova per indossare Lacoste, Armani e Gucci, sono deluso. Frate, sono diventato ricco, ho fatto un paio di live, ho fatto un 80 euro, mi sono imborghesito subito. Armani e Gucci ce li ho falsi e ne vado fiero, io mi vesto come mi dice la strada e come mi dice la testa. Amo la critica. Vittorio Graziano, frate, fatte i soldi, rapperone e passato con Tavernelle, a chi lo passano pochi più, è vero, frate. Frate, questo è il bilancio economico, vero. Emiliano Casali, nell'immensa desolazione del bello e del vacuo esiste un brutto che si parte. Speranza. Sono un po' come un poeta triste, è vero. A volte mi viene da piangere, ma poi ci rido sopra. Allora, questa era l'ultima, quindi penso che con questa ci fermiamo qua e ringrazio Noisy come al solito per la disponibilità e ringrazio anche gli haters perché sempre e comunque fanno parte di un pubblico, quindi viva la critica e viva gli insulti. Bande figlie puttane. Capisco se finziono sì io veramente, ma faccio balcone che sta a cadere al mento.